Seconda giornata al mercatino giapponese. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video ragazzi. Oggi, come potete vedere, siamo di nuovo qua, come l'altra volta, come il video di lunedì scorso, al mercatino giapponese. Questo perché? Perché oggi andrò a vedere qualche altro cosplayer che devo dare fastidio, fa qualche domanda un po' particolare. Vediamo chi c'è sta qua in giro. Ma ragazzi, ovviamente non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai ragazzi, che oggi andiamo a vedere, oggi ci dovrebbe stare molta più gente rispetto a lunedì, essendo oggi domenica. Quindi ragazzi, andiamo subitissimo a vedere qualche altro cosplayer che devo dare fastidio, a fare qualche domanda un po' strana. Oh raga, e qua ci stanno ora i primi cosplayer che devo dare fastidio. Allora qua c'è sta, tu innanzitutto chi sei? Sì. Come ti chiami? Come? Yusuke. Tu Yusuke, tu invece Corvina. Corvina, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché è buono e mi piace quando sei ragazzino. Ti piace? Qual è il tuo personaggio, la caratteristica del tuo personaggio? Qual è? È viola. È viola e quindi ci sta. Quindi è bella. Ragazzi, scrivetelo nei commenti se anche per voi vi piace il suo personaggio. Se non vi piace, sti cazzi. Invece il tuo personaggio, perché hai scelto questo personaggio? Non lo so, non mi piace neanche in realtà. Bello, poi ci può essere un'idea. Può essere un'idea fare un personaggio che ti sta magari sul cazzo, magari. No, sul cazzo no, però. Però non ti piace, quindi hai detto: vabbè, non mi piace il personaggio. Famo. Raga, qua invece ci sta Irfantino, essendo che ci troviamo all'ippodromo, ci sta pure Irfantino, ci sta. Il primo che lo riconosce. È un fantino, raga, sì. È un fantino. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché ho letto da poco questa nuova parte di JoJo, parte 7, e mi è piaciuta molto. Ah, quindi non hai corso qua insieme ai cavalli che stanno qua? Dopo sì. Ah, ecco, dopo vai pure a correre insieme ai cavalli. Ma tu come ti chiami? Mi chiamo Antonio. Quindi ragazzi, scommettete, quando venite qua all'ippodromo, scommettete su Antonio, che corre sui cavalli, diciamo. Senti, è la prima volta che porti sto personaggio? Sì, l'avevo preso circa verso dicembre, ho aspettato finalmente che c'era un evento, cosplay, una fiera per portarlo e ora eccomi qua. Ma io vedo che tu c'hai pure la coda del cavallo, la ragazza pure la coda del cavallo, così. Non è proprio da cavallo, però se lo dico è spoiler. Non è da cavallo, che cos'è? Che coda è? Spoiler. Di dinosauro. Lui corre sui dinosauri. Ecco, qua siamo con Goku. Sì. Tu sei Goku, giusto? Certo. Goku Super Saiyano. Super Saiyan. Sì. Tu come ti chiami? Mirko. Perché c'hai questi capelli gialli? Perché la decolorazione è venuta male, infatti qua mi è rimasta una striscia nera. Vedi, non è andata dal parrucchiere e tu fa tu. L'ha fatto mio cugino. L'ha fatto il cugino. La prima volta che vieni qua? No, sto sempre qua. Sta sempre qua, raga. Quando venite a mezzanotte, ai 3 di notte, sta sempre qua. Sotto la panchina. Si a mette fare il pappone che corse dei cavalli. Insieme ai cavalli, si mette a dormire insieme ai cavalli. No, io pago le corse dei cavalli. Tu paghi i cavalli, io paghi. Pago i cavalli. E poi i cavalli pagano me quando vinco. Come te pagano i cavalli? Non si può dire, raga, non si può dire. Tu come te chiami? Emiliano. Emiliano, perché c'è il tuo personaggio, Emiliano? Perché, allora, avendo visto JoJo ultimamente, Mista è un personaggio che proprio mi piaceva fare. Mista? Mista, Guido Mista si chiama. Guido Mista. Come ti sta Mista? Mi sta bene. Ragazzi, scrivetelo nei commenti come gli sta Mista. Se mi sta, gli sta. Mi sta, non gli sta. Senti, ma sto coso l'hai fatto tu o l'hai preso? No, questo è tutto comprato. L'hai comprato dal cinese, dal China. Questo qui da un sito che si occupa di cosplay. Che si occupa, quindi l'hai preso da là. L'hai preso. La prima volta che vieni qua? No, non è la prima. Hai corso i cavalli? Sei andato mai a correre sui cavalli? Non hai mai corso i cavalli? Ma nemmeno mai scommesso. Non hai mai scommesso? Ma ci sarà una prima volta. Adesso, raga, andiamo a scommettere. Quindi, quale scommetti tu? Il giallo o il verde? Non lo so, io pensavo il rosso in realtà. Il rosso, quello che sta a cacare, sta ancora cacando, esatto. Il rosso. E quindi scommetti sul rosso. Esatto. Ma sto cappello, levate il cappello. Se può levare il cappello, sì. Ma raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se l'avete riconosciuto e quanto ve piace. Se non ve piace, sti ghezzi. Senti, come te chiami? Che già avete visto. Io non mi chiamo. Tu perché c'hai questi capelli verdi? Perché sono matta.
te sta a vergognà come a merda, diciamo. Che personaggio è il tuo? Diglio, che lui non lo conosce. Io sono sta a guardare. Io sono Degu Broccolo. Deadpool? Deadpool! però c'è un però. È una cosa interessante. Deadpool con i capelli verdi, che c'è postà? Catutina verde, c'è postà. Ecco, proprio così, raga. Qua c'è sta il grande puffo, giusto? Sì. È il grande puffo, come invece la tazza. Ma chi cazzo sei tu? Come ti chiami? Io, Greg. Non sa manco lei. Senti, perché come si chiamano i vostri personaggi? Digli un po', che io non conosco. Greg, e tu invece? Ewirt. Vabbè, il grande puffo, raga. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? Ci siamo svegliati una mattina, abbiamo detto, sai che? E allora, due giorni e abbiamo fatto questi personaggi. Avete fatto sì, per così, molto. Così. Sto ranocchio verde, invece? Il tuo padrone è Jake, vieni qua. Vieni qua, tanto verde. Detto. Come ti chiami tu? Jake. Jake, come rapper, Jake la Furia, giusto? Sei troppo tu. No, è troppo boomer, raga. Senti, invece, sto ranocchio, come si chiama? Ce l'ha un nome sto ranocchio. Come si chiama ranocchio? Rampo. Come? Rampo. Rambo, bello, mi piace Rambo. Senti, raga, la prima volta che venite qua, ci venite sempre. Questi dormono insieme ai cavalli che stanno qua, dormono. Noi facciamo il cosplay di Mico e Rin. Di Mico e... aspetta, fammo cambiare, siamo qua. Allora, voi fate il cosplay di che? Miku e Rin dei Vocaloid. Dei Vocaloid, ma quindi cantate voi? Ah, vabbè, noi cantiamo anche. Voi cantate anche, fategli sentire come che canta. Timida. Come sei timida, sì, è la prima cantante che è timida. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Perché a noi piacciono molto i Vocaloid e poi perché volevamo matchare il cosplay. Volevate? Volevamo farne uno insieme. Ah, si dice matchare, raga, io sono troppo boomer. E quindi volevate matchare sto cosplay. E bello, ma sti stivali chi cuori? L'hai fatto tu? No, non credo l'hai fatto tu. Li ho comprati. Ah, ecco, l'ha comprato dal cinese, l'hai comprato. No, l'ho comprati su un sito, il sito delle demonia. De che? Le demonia, è un tipo. Ah, ho capito, dei demoni, ho capito. Cioè, vabbè, quindi la prima volta che venite qua, raga, cioè venite sempre. Quindi pure voi dormite anni. Insieme ai cavalli, come stanno là nella stalla. Ho capito, ma voi avete mai scommesso a sti cavalli, raga? No. Non avete mai scommesso? No. O prima ha vinto il giallo, ha vinto, raga. Roba. Che boh. Senti, ma sta. Ma quella funziona davvero sta cosa? Sì, vabbè, sono cuffie vere, si accendono. Si accende, ma se può accendere mo. Adesso è giorno, non si vedono. Ah, non si vede, quindi tu se non sei bancato. Vedi, è finito. Senti, vabbè, quindi non ci vuoi fare una solo. Dai, fa una solo, poi io senti come cantante. No, dai. No, raga, e ti la prima cantante che è timida. Raga, siamo con la donna mia delle pulizie, eccolo qua. Ecco qua. Quella delle pulizie. È la donna delle pulizie che è venuta pure lei, è venuta qua. Senti, come te chiami tu? Martina, tu invece? No, sei cosa. Do scappi, è qua, via. Come te chiami tu invece? Sara, però interpreto Pick Finger. Il gigante carro. Il gigante carro. Ah, quello che sta a quattro zampe, quello che sta a pecoroscia, diciamo. Ho capito, il gigante a pecoroscia. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? Io perché mi ci trovo caratterialmente. Perché pure tu sei a pecoroscia? No, mi ci trovo caratterialmente, lo trovo confortevole. Sarà a pecoroscia. Ok, tu invece. A me perché semplicemente piace il capitano Levi. Dico, proviamo a fare un cosplay maschile, è difficile. Difficile. E perché pure tu ti metti a pulire. Sì. A pulire casa. Sì. Infatti, prima è venuta però è anche il mio lavoro questo, quindi lo interpreto meglio. È perfetto, raga. Infatti, sta cuffietta che c'ha in testa è pure quella che usa al lavoro. Senti, fa vedere lo spruzzo, fai vedere, famo pubblicità o spruzzo. Profuma. Raga, siamo con ste tipe giapponesi, pure tu. Sto ciecato. Siete cinesi, siete? Come vi chiamate, raga? Wenqing. Cincion. No, Levi Ackerman. Ah, tu sei Levi. Ah, quindi, raga, ripetiamo. Levi, giusto? Wenqing. Wenqing. Chon. No, ok. Sai, raga, perché avete scelto sti personaggi, raga?
Io sono in fissa con quest'anime, praticamente sto portando tutto il cast. Quindi... Ah, è proprio un anime quello sì. che fate voi, diciamo. Non è un original. No, penso no, fosse... no, no. Vabbè, io raga sono ignorantone. E quindi vi piace sto persona? Come che anime? Come si chiama? Modazushi. Tao Zushi. Se vabbè, ciao. Tu invece perché? Perché sei ciecato? Sì, mi dispiace. Spoileriamo, ragazzi. Zicky Jäger mi ha esploso la faccia. Ti ha esploso la faccia. Sì. Gli hai fatto la denuncia, sì. Poi guardate come sta messa, raga. Sta proprio ciecato, non ci vede niente, raga, non ci vede niente. Siamo con chi sei tu, raga? Ormai ci sto in tutti i video. O conoscete meglio a lui che a me. Vabbè raga, scrivete nei commenti se vi ricordate. Tu invece questo c'è sta il sordato, via, avvicinate qua che non te entri. C'è sta il sordato, com'è che ti chiami, sordato? Io Massimo. Massimo, salvate il soldato. Salvate il soldato Massimo, salvate. Ho visto la soldato. Questo coso qua col cappotto a coso nudo, non te pizzica tutto, sì? Tossionato, guarda qua dietro. Sì, raga, guardate che ha fatto la fettina, ha fatto. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Che figo. Perché è figo. Tu invece perché? Anzi, perché rimorchia. Perché col cappotto rimorchia, cioè certo. Lascia la pezzata, raga, rimorchia sempre, lascia la pezzata. Te invece perché hai scelto sto personaggio? Allora, sono un appassionato delle due guerre, quindi ho deciso di fare un po' un mix delle cose. Infatti si può vedere perché nulla è d'origine. Fate vedere bene, cioè, quindi raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se vi piace. Se non vi piace, raga, sti cazzi. Sì. Senti, sto il metto così, bussa sopra, è vero l'elmetto? Ti ha fregata la pistola. E niente, raga, quindi sto personaggio fa guerra, viene da guerra. Sì. Vabbè, raga, quindi chiudiamo il video tutti insieme, raga, venite qua, veni. Chiudiamo il video, raga, ricordatevi come al solito di iscrivervi al canale. Noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì, che ancora non so che cazzo farà, però uscirà. C'è starà quarto quello che c'è starà. Vedetelo comunque. Aromix. Se no e col sosia di Gabriele Vagnato vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao cari.